dagli studi Gianni Brighenti. Lunedì 13 ottobre siamo andati all'Istituto Comprensivo delle Scuole Medie del Comune di Sanguinetto ad accompagnare il poeta Franco Sedda nelle classi delle terze medie, in cui ha voluto omaggiare, donando alla scuola, il suo ultimo libro di poesie d'amore, Pensieri dell'Animo. Accompagnati dalla direttrice professoressa Cristina Ferrazza, noi di Area TV abbiamo voluto essere presenti documentando il momento. Via con le immagini. Del chiostro dei poeti. Sappiamo che alcuni di noi sono stati insigniti come membri onorari del chiostro dei poeti, pertanto voleva il maestro farvi dono di un suo libro di poesia che ha scritto, quindi lo donerà alla scuola e anche a voi, con l'impegno che vi diamo da fare e anche per conto vostro continuate l'attività della poesia. Quindi adesso il maestro ha il suo libro, lo dona a un rappresentante del chiostro dei poeti, che è venuto quella serata, ne ha partecipato qui a San Benito al chiostro, e con una dedica, quindi formalizziamo insomma questa vicinanza, questa apertura della scuola al territorio, chiostro dei poeti. È presente anche la TV, vedete che è Telecampanea, San Benito Channel, insomma ci segue in questo nostro, percorso. Ecco, allora il maestro adesso. Io adesso, con tutte le foto che ho fatto, non ricordo quali sono i ragazzi se in questa classe. No, perché sono le terze uscite. Ah, ecco, va bene. Comunque, indicativo, uno che vuole. Sì, venite voi due rappresentanti. Come la terza dell'anno scorso aveva partecipato al chiostro dei poeti a quella serata dove erano state esposte le vostre poesie per il premio Vanni Soave. Adesso il maestro vuole consegnare insomma questa classe a voi tutti, anche se non eravate, però insomma mi auguro, spero che anche voi partecipiate al premio Soave quando sarà ora, e quindi vi fa dono del suo libro, del libro che ha scritto. Ecco, io colgo l'occasione per dirvi di curare queste attività che state facendo, di amarle, di provare passione per le cose che fate, perché poi nel tempo vi resteranno. E quindi l'arte, la poesia, la musica sono dei linguaggi universali e dove potete mettere tutte le vostre passioni o le ansie che avete. Quindi mi raccomando, non pensate sempre che ci sia da studiare, che tutto sia faticoso, che tutto sia un peso, sono invece delle forme di liberazione, cioè dove voi potete canalizzare tutte le vostre ansie. Ecco, allora, con questo auspicio adesso il maestro vi fa dono del suo libro e lo leggerete, magari quando avete tempo, lo mettiamo o qui in classe oppure in biblioteca, e con la speranza insomma che da tutto quello che leggete qualcosa serva alla vostra vita. Ecco, con questo auspicio poi ringraziamo naturalmente Telecampanea e San Benito Channel che riprenderanno questo video. Allora, così, questo libro spero che voi continuiate con la poesia, perché io scrivo da quando ero ragazzo come voi, sono cominciato a 13 anni, quindi ho fatto due libri, spero che voi ne facciate tanti altri, ecco, vi auguro di leggerlo, che vi piaccia. Grazie mille. Okay. Altri.